Il nostro obiettivo è quello, diciamo, di ottenere un'università sempre più inclusiva, più aperta ai ragazzi, anche quelli che portano, diciamo, delle disabilità o comunque hanno delle difficoltà diciamo, di inserimento. E avere spazi, diciamo, idonei a questo scopo significa in qualche modo potenziare la nostra attività come Qudari, oggi Qudir, e quindi riuscire ad avere un altro un ulteriore modo per raggiungere questi ragazzi e per poterli far sentire più al centro insieme ad altri ragazzi all'interno della nostra università. Voi sapete che in quest'anno sono tante i tasselli che abbiamo posto in essere come Qudari. Penso che diciamo, accanto a quest'altra diciamo, iniziativa di oggi troverete altre sorprese durante l'anno e speriamo di essere ancora più aperti a questi ragazzi che effettivamente hanno delle difficoltà in più e nella nostra università trovano una casa, un modo per stare insieme agli altri ragazzi, soprattutto per progredire, per riuscire a raggiungere un titolo di studio che è importantissimo per la loro carriera, per il loro futuro. E per questo sono qui, perché dobbiamo collaborare come ASL, perché abbiamo il dovere di essere vicino alle altre istituzioni che hanno deciso di intraprendere queste strade. Quindi ovviamente ci sarà da parte dell'ASL tutta la collaborazione possibile per questa iniziativa che ritengo sia corretta, giusta e civile. Sì, oggi è una giornata importante, abbiamo attivato due iniziative, entrambe ovviamente in collaborazione con l'Università di Cassino del Lazio Meridionale, la prima per cittadini disabili dedicata espressamente a loro che va a rafforzare tutte le opportunità che già qui offriamo ai cittadini che sono maggiormente vulnerabili e oggi con il servizio di medicina preventiva realizziamo finalmente un'iniziativa importante e necessaria soprattutto per gli studenti fuori sede che spesso vivono senza avere la sensazione di avere uno stato vicino anche dal punto di vista dell'assistenza medico-sanitaria. Oggi DISCO, sempre insieme all'Università di Cassino e con l'ASL Frosinone, attiva un'iniziativa destinata a supportarli anche in quei momenti poco piacevoli e quindi dove è necessario che il pubblico, che lo Stato, in questo caso la Regione con DISCO, gli sia ancora più vicina. Una giornata molto importante per i nostri ragazzi, studenti, ma non solo studenti, anche ragazzi della città di Cassino, dei paesi limitrofi, sulla disabilità. Una giornata importante dove abbiamo fatto tantissime attività, abbiamo fatto la scherma in carrozzina, abbiamo fatto lo showdown, abbiamo fatto tiro con l'arco. È veramente una giornata molto importante dove sono state buttate le basi per avere dei spazi da adibire ai nostri studenti.